museo, Lathenium, la Tène. Questo è il lago. Il museo è molto bello da vedere assolutamente. Questo qui è sempre dal museo di Lathenium. Questa è l'entrata al museo dove siamo stati stamattina. E qui c'è un dolmen. Anzi, prima faccio una ripresa del menhir. Sì, lascio la telecamera magari qua dietro. Ecco, questo è il menhir. Che era dipinto. È molto alto. Sale giù. Ciao giù. E questo è il menhir neolitico. Più di 6.000 anni. Qua sempre sul lago, ecco, sempre nell'area di scavo vicino al museo c'è anche un dolmen. È l'unico, a quanto pare, l'unico dolmen ritrovato in Svizzera al momento. Il museo lì è molto bello, è assolutamente da visitare, soprattutto se si è interessati al neolitico. È grande, molto ben fatto, nuovo. Questa è la ricostruzione di una palafitta, di quelle che le cui fondamenta e i resti sono stati trovati qua in riva al lago di Lathenium. È molto bella. Qui a fianco della ricostruzione della palafitta c'è il sito di pesca dove sono stati trovati molti degli utensili come arpioni, eccetera, che sono esposti nel museo. L'hanno coperto e l'hanno lasciato così. Questo è un sito importante di Lathenium.
parchi dei camper e dei caravan un pochettino più avanti in quella zona lì. Qui è sempre il litorale. Il lago è molto grande, sembra, è assolutamente una località marina, sembra. Ah, c'è ancora una barca via. Ecco, adesso qui c'è la ricostruzione della palafitta. Bella, ma comunque ci vuole molto legno per farla. Molti pali, vedi, sono due coppie. Non le fanno ancora adesso in Svezia. Il posto è veramente bello. E siamo proprio contenti di esserci venuti. Ripeto, non sembra di essere in Svizzera. Il lago è pulitissimo. Sembra di stare al mare. Questa è la ricostruzione delle città su palafitte, insomma, piccolo villaggio tra palafitte, sempre vicino al museo. Villaggio lacustre. Proprio il canne acustico.
credo che si sente nella registrazione l'uccellino che mi ha tenuto compagnia stamattina dalle 6 alle 7. È lui. Questa è sempre la stessa erba secondo te? Ecco, questi sono dei resti delle basi delle palafitte. Che erano qui. Anche qua nell'erba. Ci sono ancora molti dei pezzi. E davano chiaramente riva al lago. Un po' d'acqua dici? Eh sì, se no queste canne qua magari non. Sì. Sì, sono molto belle, ben fatte. Ma qua non so, ma non mi sembra molto un posto da zanzare. In questa stagione almeno no. Giusto, quando era caldo andava una buccia. Eh sì, eh. No, saranno di due epoche. Questi qua poi. Una volta arrivati qui ci sono stati per così. Si può andare, credo, sai. Tutta legata, eh? Allora, i primi quadri tutti legati tra loro. Questo poi veniamo. Poi tutte le traversine. Erano legate tra di loro e a questi assi portanti qua, dove poi ci facevano il fine. Adesso era lassù. Bellissimo. Questo era la ricostruzione delle capanne e delle palafitte di Lathenium. Lathenium sul lago. E si riparte, forse andiamo verso la zona di Ubicion e poi si torna a casa.